Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Nutri Studio. Oggi andiamo a fare un allenamento di 12 minuti, tutto interamente dedicato al core. Perderemo grasso facendo questo allenamento? Assolutamente no! Quello che ti serve per perdere grasso è fare dieta. Questo allenamento serve per potenziare la muscolatura del core. Usiamo un esercizio che a me personalmente piace tantissimo, che è il plank. Ti faccio vedere come voglio che sia fatto il plank e come non devi fare il plank, soprattutto. Voglio che fai questo. Bacino retroverso, glutei stretti, gambe contratte, mantengo questa posizione. Quello che non voglio che fai è questo, che purtroppo vediamo spesso fare nelle palestre, sedere a papera così in alto e gente che si vanta di tenere questa posizione per ore. Non è quello che vogliamo. L'allenamento in questo caso è, possiamo dire, un EMOM. 30 secondi lavoriamo, 30 secondi riposiamo per un totale di 12 minuti. Ti faccio vedere le quattro varianti. Primo è plank normale. Seconda variante è plank distendendo braccio sinistro, braccio destro. Terza variante, apro, chiudo con le gambe. Quarta e ultima variante, da plank basso mi porto a plank alto, scendo, salgo, scendo, salgo. Tutto chiaro? Andiamo a cominciare. Allora, siamo pronti? Facciamo partire il nostro cronometro. 3, 2, 1 e via. Dicevamo, bacino retroverso, gambe attive, addome attivo, lo sguardo in basso, respirazione leggermente più corta del normale. Ok, primo intervallo andato. Se sentite tremare mentre siete nella posizione, non vi preoccupate, non è che vi sta venendo il Parkinson, ma è una reazione normale della muscolatura. Seconda variante, mantenendo il plank, distendo braccio destro, braccio sinistro. Pronti? 3, 2, 1. Via. Cosa fondamentale è mantenere sempre la stessa posizione, ovviamente, quindi non andiamo ad alzarci. Se è troppo pesante per noi questa variante, o neanche le altre varianti, manteniamo il plank. Come vedete potremmo mantenere di più, ce la farei a mantenere più tempo, ma facciamo 30 secondi di ripetizione e 30 secondi di lavoro per più ripetizioni, quindi cerchiamo di fare un volume di lavoro importante. Pronti? Adesso variante con le gambe. Quindi ora le braccia stanno ferme, vado a muovere gamba destra, gamba sinistra, cercando sempre di focalizzarmi sul gluteo, mantenere i glutei contratti. Benissimo. Ultima variante, da plank basso a plank alto. Mi chiedono spesso, ma questo esercizio lavora, cosa lavora? Gli addominali? Sì, lavora l'addome, quindi retto dell'addome, trasverso, obliqui, ma anche tanto altro, quindi le spalle, le gambe, i glutei,
È un esercizio molto completo, per questo mi piace molto, perché non solo vado a lavorare sul mio addome, ma vado a lavorare anche su con tutto il corpo. Un altro motivo perché mi piace molto questo lavoro è perché gli addominali fanno esattamente in questo esercizio quello che devono fare nella vita di tutti i giorni, cioè supportarci nelle nostre attività quotidiane. Quindi è un ottimo esercizio non solo per chi è un atleta, ma anche per la persona comune, che aiuta a prevenire. Ricominciamo, è normale, aiuta, dicevo, a prevenire per esempio il mal di schiena, l'indolizzimento della parte bassa della schiena. Per questo è un esercizio che, a mio parere, dovrebbe essere sempre inserito in programmi di lavoro, sia, ripeto, per l'atleta che per la persona comune. Ok, tempo, l'Ashura Maria. Si dice ancora la persona Ashura Maria. Molto bene. Adesso comincia a diventare un pochettino più intenso, ma va bene così. Andiamo con la variante di braccia. Quindi un esercizio che può fare chiunque, con le dovute varianti, tutti possono arrivare a fare questo allenamento, ma anche questo esercizio soprattutto. Allora, andiamo con le gambe adesso. Facciamo sempre bene attenzione a mantenere il bacino retroverso. Alcuni di questi esercizi, come il plank, alcune varianti, se andate sulla pagina Instagram di VT Studio Seregno trovate la descrizione precisa dei muscoli che devo attivare, di come devo mantenere il corpo nello specifico. Quindi se avete dubbi andate sulla pagina Instagram e guardate, consultatela e lì avete modo di vedere in maniera specifica. Io parlo, ma in realtà dovrei stare zitto perché comincio a far fatica. Benissimo. Ultimo giro. Potete anche eventualmente partire da un tempo inferiore, per esempio fare 20 secondi di lavoro e 30 secondi di recupero.
Fate attenzione anche al collo. Il collo deve rimanere come una prosecuzione della vostra colonna, quindi non manteniamo il collo appeso in questa maniera e neanche guardiamo troppo davanti, ma cerchiamo di guardare verso il basso. Mancano tre intervalli. Vedete che in questo esercizio, ad esempio, lavorano anche le spalle. Per mantenere quella posizione devo spingere con la spalla. Per quello che vi dicevo che è un lavoro per tutto il corpo, non solamente per la muscolatura dell'addome. Andiamo con le gambe. Ultima serie. Si scuda anche a fare gli addominali, abbiamo capito questo. Allora, pronti? Mi raccomando, dal primo all'ultimo mantenere la posizione corretta, altrimenti non ci stiamo allenando bene. Abbiamo finito. Avete visto che un allenamento del genere di 12 minuti dove sembrava che allenassimo solo gli addominali, invece diventa un lavoro total body. Abbiamo allenato le spalle, abbiamo allenato le gambe, i glutei, l'addominale, la schiena. Per cui un lavoro generalizzato. Se ti è piaciuto il video, metti like, commenta e iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo allenamento. Ciao!